Eccoci tornati bella gente con la seconda parte del gameplay di Pokémon X e Y. Questo è Y. Oh, benissimo, il nostro bullo di sempre. Quando gli sguardi di due allenatori si incrociano è l'inizio di una lotta. Non chiedevo altro. Frido, bullo, stupendo. Manda in campo Zigzagoon. Zigzagoon, bellissimo Zigzagoon, ne voglio uno anch'io. Ma anche Nadal. Ok, allora, vediamo un po'. Braciere. Sapete che vi dico? Un altro braciere, vai. Che poi cambio Pokémon. Perfetto, cambio Pokémon, assolutamente. Che cavolo era quello? Pokémon. Mandiamo Fletchling, va. Così almeno sarà di un livello subitissimo. Fletchling, non mollare, vai. Dall'alto, bene. Perfetto, ragazzi, con Ruggito mi stiamo giudicando la vittoria. Grande, grande, grande. No! Bellissimo! Come un Pokémon Colosseum XD. Bellissimo. Prima vittoria. Cosa? Sei troppo forte. Andrea ha vinto 120. Pochi dollari. O pochi euro. Pochi euro, siamo in Italia. Ciao. Bene. Bosco Novartopoli. Chi è? Oh? Aspetta, vengo con te. Sento che potrebbe succedere qualcosa di speciale. Allora, siccome non so dove andare, mi dedico. Bellissimo, fate pure la scena che quando mette cose nello zaino. Chi è? A quanto pare la strada finisce qui. Beh, meglio salvare per non dimenticare i progressi che ho fatto finora. Pokéball, Pokéball. Ok, allora, vediamo un attimino cosa fare. Cerco un attimino un Pokémon. A parte che non posso catturare nel lotto in doppio. Ah, però... Oh mio Dio! Un caso che stupendo! Mamma mia, quando sei bello! Sapete che vi dico? Alleno un attimo... Alleno un attimo i miei Pokémon, quindi... Vi lascio un attimo... Un attimo solo. Allora, rieccoci qua, ragazzi. Ho allenato un po' i miei Pokémon. Ho Scatterbug a livello 5, Fletchling a livello 6 e Fuoco, ovvero Fennekin a livello 8. Quindi direi che possiamo continuare la nostra avventura. Chi è questa? Ah, questa è amica nostra. Il Bosco Novartopoli che... Che cavolo sta dicendo? Una lotta? No, io lotto, io. Lottando si riesce veramente a conoscere i propri Pokémon. Se i tuoi Pokémon si indeboliscono, beh, dare loro una pozione. Ma c'ho l'amica mia, quella che mi cura tutti i Pokémon. Che è successo? Ah, Link, aspetta per favore. Cattura anche un Pokémon, mi pare giusto. E Link, guarda cosa ho trovato, tieni, è per te. Adorante rompicapi sono diventata un'attenta osservatrice, anche se forse non si direbbe, eh? Antiparalisi, grazie. Ah, capito, gli oggetti quelli che non si vedono. Questo è un allenatore. Sì! Forza, vai, Scatterbug, il nuovo Caterpie. Scatterbug è il nuovo Caterpie. Gennaro Bu... Non ci credo! Non ci credo! Non ci posso credere, no. Gennaro Bullo. No, ragazzi, no, non ci posso credere. Ci hanno messo Gennaro Bullo, il mio idolo. Mamma mia, ragazzi. Io non ci riesco a credere. Il mio idolo, Gennaro Bullo. Ti prego, dammi un po' che gear, così mi picchiami tutte le volte che vuoi. Fletchling. Allora, Fletchling a livello 6, Fletchling. Mi ha imparato attacco rapido. Quindi penso che lo userò in questa battaglia. Vai. Sta a livello 3, a sapere lo mandavo Scatterbug. Mandiamo Scatterbug, va.
parte c'è un allenamento piccolino, però intanto è qualcosa. Vai, Fledgling a livello 7, mitico. Gennaro Bullo, quanto ti voglio bene, Gennaro Bullo. Ecco, tanto che puoi rimettere in sesto i miei Pokémon. Ci posso farlo quante volte voglio, no? Oh, che fa? Giro in tondo? Oh. Sentono anche i versi che... Ah, ecco qua. Che è successo tu? Che ci fatto? Chi c'è nell'erbalta? Scatter. Ok, arriviamoci dalle zone erbose. E andiamo qua. Di Kalos. Hai delle Pokéball? Ecco qua. Ottieni una Pokéball. Vabbè, ce n'ho ancora 7, ma 8. Scusami, 8. Ma va bene lo stesso. Eccola qui, un'altra allenatrice. Dare una bella scossa a te. No, 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 Elettro no, Ciao, bella. Ma Elettro no, Pikachu. Ok, lascio Penny. Sì! Ha detto Pika! Ha detto! Lo metto in loop 4-5 volte minimo. No, aspettate, no. Mi sto zitto un attimo perché... Voglio sentire quando dice Pikachu mo che va a terra. Dillo. Sì, il loop 5 volte. È stata la squadra a dare la scossa a me. Veramente io ho usato Fennekin, che è un tipo di fuoco, ma va bene. Ok. Ah, hai catturato un altro Pokémon. Ok, ecco un'altra allenatrice. Le lotte di Pokémon sono fantastiche. Puoi farle con chi vuoi, dove e quando vuoi. Questo è vero. Antonietta Pupa. Weedol! Ragazzi, sono eccitatissimo per questo gioco, cioè... Mamma mia, è l'apoteosi per il momento di Pokémon. Perché mi sa che nella settima generazione ne vedremo di più belle. Ma per ora concentriamoci su questa. Bundabee, cambia Pokémon, va. Scatterbug mi sa che non ce la farà contro Bundabee. Quindi... Bundabee, diciamo. Quindi mandiamo in campo Fletchling, grandissimo. Che mi sono, diciamo, mezzo spoilerato l'ultima evoluzione di Fletchling. Se era quella ufficiale, perché non ne sono sicuro. Dovrebbe averne due, la prima e la seconda. Petting Four di Fletchling è stata diminuita. Che? Vabbè, dopo ci penso dopo. Quindi è capace che la terza evoluzione, la seconda scusate, dovrebbe essere una figata assurda se era quella ufficiale. Comunque io ho visto la seconda che era fighissima. Comunque sia, se la seconda evoluzione era quella ufficiale è di una figaggine. Oh, non mi curi Pokémon? Sì, va bene, curami Pokémon. Affanbagno. Non me li cura più? Vabbè. Tranquillo, non ci pensi per te. Oh, guardate dall'uscita? Sei arrivato per primo, a quanto pare del talento, caro vicino. Grazie. I Pokémon nell'alto sono troppo coreografici. Ma che cacchio sto di? Devo trarre un'ispirazione per i miei passi di danza. Tierno, e qua tierna. Quando lo smettere con questa storia delle coreografie dei Pokémon? Beh, ci siamo tutti, forza, andiamo a Novartopoli. A tutti insieme. Come in Dawson Creek quando camminano tutti quanti insieme. Via aperta. Si vede che è aperta. E amici, cosa farete adesso? Andremo in cerca di Pokémon, naturalmente. Del resto, ce l'ha chiesto il professore. Ogni Pokémon ha il suo luogo preferito, quindi bisogna cercarlo un po' ovunque. Potremmo incontrare specie diverse da quelle che si trovano nei boschi. Pokémon diversi saranno sicuramente le mosse diverse. Tu cosa farai, Serena? Io andrò a Novartopoli per sfidare il capo palestra. Sì, sì! Solo così potrò mettere alla prova le mie abilità come allenatrice. Ne sai di cosa tu? I miei genitori mi hanno insegnato molto. Ecco, questa vi sarà senz'altro utile. La guida avventura!
È un decalogo prezioso che ogni allenatore dovrebbe conoscere. Questa è la tua copia. Se pensi a quello che penso che sia, sarà molto utile. Consultatela in caso per i dubbi. Grazie mille. Io passerò un po' di tempo con Chespin. E tu, Link, cosa farai? Sfido un po' gli allenatori e... La mamma mi ha detto che devo fare una lotta con tutti quelli che incontro. Chi è? Scolaro? Bimbo? Ma... Avevo un cubato su Charizard nella borsa. Charizard, ragazzi, è il mio Pokémon preferito. Da quando iniziai a giocare a Oro e Argento. E non avevo Charizard lì. Conobbi Pokémon Rosso poco dopo, un anno dopo più o meno. E mi innamorai di Charizard assolutamente. A parte che io sono innamorato di tutti i tipi fuoco indistintamente da quello da che siano. Azurill. Scatterbug, fatti valere. Che poi alla fine finì la catena era solo Fennekin e Fletchling. Più qualche un altro Pokémon sicuramente, ma non Scatterbug. Forse finirà così, come ho sempre fatto nelle altre versioni. Catturavo un tipo di... un tipo coleottero, lo allenavo giusto qualche livello, però poi lo lasciavo stare. Cavolo, l'azzurro è livello 5. Livello 4. Sì, è un po' pazzo di Charizard. Mamma mi ha detto di non abbattermi quando perdo. Bravo. Questo è lo spirito giusto di Pokémon. Non so bene come funziona, perciò lascerò fare a Pichu. Ah, questi sono i due bambini, quindi hanno Pichu e Azurill, le pre-evoluzioni dei Pokémon Merrill e Pikachu. Pichu, quanto è carino Pichu. Vi ricordo che la prima volta che feci accoppiare un Pikachu, ovvero un macchina femmina alla pensione, uscì Pichu e... uscì Shiny. Mi sembra al 99% lo sci shiny. Io ci rimasi un attimo e dico, ma che c'è questo? Cioè, è più scuro degli altri. Mi ci rimasi un attimo. Poi dissi, ma vabbè, sarà un bug del gioco. Invece poi ho scoperto che, andando avanti nel gioco, scoprì un Butterfree shiny. E non riuscì a catturarlo perché io pensavo che era un bug del gioco, quindi c'è cancellato. Che cacchio era? Una coi pattini. Ah, questi sono nuove abilità da battere. E pensai che era un bug, quindi non lo catturai, feci fuga. Poi dopo con Pokémon Gabriella Studentessa, con Pokémon Zaffiro e Rubino scoprì i Pokémon Shiny o cromatici come vengono chiamati oggi. Vediamo un po', che livello è Bidoof? 6? Fletchling, questo è il lavoro per te. E poi Pidu fuori facendo ruggito e in continuazione mi diminuisce un sacco l'attacco, già sto a 2 meno, eh. Quindi attacco rapido, ah, mutazione, bravo. Così deve essere. Attacco rapido, quindi mi rivuole questo e un altro per mandarlo però è stupendo. Bellissimo. Cioè ragazzi, sono tutto un fantastico, stupendo, ma davvero non ci sono altre parole per descrivere la bellezza di questo nuovo Pokémon. Non si vince solo con la teoria, eh. Meno male. Oh oh oh. Ti giro intorno perché sto con l'analogico. Super pozione. Mamma mia ragazzi, è stupendo. Incontri a destra e manca. Scolaro. Ah, studente. Scolaro, io sono rimasto... ai vecchi Pokémon. Vecchio Dio. Intendo di essere appunto vecchio. Passage, braciere, vai, una botta sola. C'ha due Pokémon, uno questo perché è a livello 3. È un po' bassino. Panzer, cambio Pokémon. Panzer. Quello di fuoco.
O c'ha tutti e tre, ce l'ha. Che sarebbe quasi meglio, così almeno mi alleno pure Scatterback dopo. Sì, c'è tutti e tre, ce l'ha. Simpatia, non so se è una mossa introdotta in bianco e nero o introdotta qua. Sinceramente in bianco e nero io ci ho giocato solo due volte. No, ho giocato a bianco, ho giocato, che c'era Sasigrom, mi piaceva un sacco. Io ho giocato due volte, una volta a nero 2 e una volta a bianco 2, quindi non saprei proprio dire se Simpatia è stata introdotta nei vecchi, nelle vecchie generazioni, la quinta. Perché poi io ho allenato un Passage e l'ho fatto anche ora, non mi ricordo se avesse Simpatia. Quindi io alzo le mani, non mi ricordo proprio. Ai 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 ai, ai. Signora Longari, lei mi cade sull'uccello, ma cosa che se cade. Questa è la nuoce. Un'altra azione dovrebbe. Simpatia, te puzza arraia, però dai. L'attacco. L'unica mossa speciale è quella di Fennekin, fuoco. Bracere. No, abbiamo finito, tranquillo, Scatterback. Perfetto. Insomma. Paralizzante, potrebbe essere utile in battaglia. Quella mossa era davvero potente, azione? Ma, se lo dici tu. Cosa è successo? Sono andato a centro Pokémon e ho comprato delle Pokéball. Cioè, si mette anche in ginocchio per parlare con i bambini più bassi. No, Bartopoli. Ok, ragazzi, allora, per oggi questo episodio finisce qui. Anzi, no. Sì, finisce qui, nel senso che faccio un attimo cure Pokémon, poi vi lascio. Anche tu di far quadrato Pokémon, il centro Pokémon è fantastico. Se parli con la ragazza al bancone, rimetterà in sesto i tuoi Pokémon. Inoltre devo usare il PC per depositare i Pokémon che hai catturato. E se ne catturi più di quelli che puoi portare, vengono inviati nel PC. Sì, fammi curare i Pokémon. Sì, c'è un Pokémon Market in fondo alla stanza, si possono comprare Pokéball e pozioni, grazie. Mi cambierei d'abito, sinceramente. Ok, se posso cambiarmi l'abito, ve lo faccio vedere. E poi dopo ci vediamo al prossimo video. Sì, posso cambiarmi l'abito. Allora, articolo indossato. Berretto. Maglietta col logo. Più bella, molto più bella. Eccolo qua. Che figo, eh? Cioè, è pure muscoloso, cacchio. Perfetto, ragazzi. Con questo vi saluto. No, come no. Ringrazio per aver guardato anche questa seconda parte del Let's Play Walkthrough, Playthrough, Gameplay, quello che vi pare di Pokémon X e Y di Pokémon Y. E come sempre, se vi è piaciuto il video, lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao bella gente, datemi 5.